tutti e bentornati! Guardate con cosa giocheremo oggi, con Heidi e il suo piccolo mondo! Abbiamo questi personaggi e sul retro ci mostrano appunto tutto quello che troveremo all'interno. Io adoro Heidi e a voi piace? Questo gioco è indicato per i bambini dai 3 anni in su. Ed ora apriamolo e vediamo che cosa c'è all'interno. Oh! Guardate quante cose! Iniziamo a montare tutti questi pezzi, così poi finalmente potremo giocare con Heidi. E abbiamo anche tutti questi adesivi per poterli attaccare sulla nostra casetta. Guardate questa micetta bianca com'è bella, e le farfalle, i fiori. E questa è la casetta del nonno, è troppo carina. Ed ora che è tutto pronto, manca solamente Heidi, il nonno, Fiocco di Neve e Nebbia. Andiamoli a prendere. Ecco il nonno, questo è proprio il nonno di Heidi. Ha la sua barba lunga, i baffi, tutti i capelli grigi. Possiamo muovere le braccia in questo modo. E anche le gambe, può stare in piedi, con una gamba alzata oppure seduto. Ecco fatto. E dietro invece è fatto così. È fatto davvero molto bene. Mettiamolo qui vicino alla sua casetta. Ed ecco Nebbia, lui è un San Bernardo, è davvero un bellissimo cane. A voi piacciono gli animali? Io li adoro. È davvero un cane molto grande. Mettiamolo vicino al nonno. Guardate, è grande quasi quanto lui. E questo è Fiocco di Neve. Una bellissima capretta bianca. Guardate che musetto simpatico che ha, è troppo carina. Mettiamola dentro il recinto. Ecco fatto. Ed ora non ci resta che vedere Heidi. Eccola qui, Heidi. Ha proprio un visino simpatico. Guardate che bel vestitino che ha. È proprio un tessuto. Possiamo muovere le braccia. In questo modo. Anche a lei possiamo muovere le gambe. Una alzata. Oppure seduta. Il nonno di Heidi è stanco, facciamogli fare un bel riposino. Lo facciamo entrare dalla porta o lo facciamo entrare dal tetto? Guardate come si apre! Ma anche le porte si aprono. Ecco qui, mettiamolo a dormire. Buonanotte, nonno! Non disturbiamolo. Ed ora Heidi vuole proprio liberare Fiocco di Neve. Apriamo il recinto e facciamo mangiare un po' di erbetta a Fiocco di Neve. Ecco fatto! Guardate com'è felice su questo bel praticello! Quanti fiori! Sono profumatissimi! Può anche riposarsi sotto l'ombra di questo bellissimo alberello. E Heidi può raccogliere i fiori per poi portarli al nonno. Gli farà proprio una bella sorpresa. Guardate com'è carina con questo fiorellino in mano. Ma non dimentichiamoci di Nebbia. Facciamogli fare una passeggiata. Nebbia, riporta Fiocco di Neve all'interno del recinto. Eccola. Ora Nebbia va a svegliare il nonno. Vuole fargli vedere i fiorellini che ha raccolto Heidi per lui. Ecco fatto, basta alzare il tetto. Facciamolo sedere sopra Nebbia. Com'è buffo il nonno sopra Nebbia. Heidi è stata proprio gentile a raccogliere i fiorellini per il nonno. Il profumo dei fiori di montagna è davvero spettacolare.
Ed ora andiamo a preparare da mangiare, sono tutti affamati. Ecco fatto. Oh, oh. Guardate come sono carini all'interno della loro casetta. E Nebbia va a coccolarsi fiocco di neve. Il nonno ed Heidi hanno mangiato una buonissima zuppa calda ed ora vogliono ammirare le loro montagne. Facciamoli sedere in giardino. Ecco fatto. Mettiamola qui. Anche il nonno. Anche lui sta seduto. Ed ora possono ammirare le loro bellissime montagne. E arrivano anche Nebbia e Fiocco di Neve. Io adoro questo gioco di Heidi e se anche a voi è piaciuto lasciate un bel pollice in su e per non perdervi tutti i prossimi giochi che faremo assieme e per iscrivervi al canale cliccate qui, proprio qui e per vedere altri giochi con Heidi o con i personaggi dei vostri cartoni animati preferiti cliccate qui, proprio qui. Io vi aspetto al prossimo video, ciao!